Cosa farai, Madison? Sembra che voglia riempire il cuore con le palline di gel! Wow! Ancora altre palline! Ecco qui! Ancora più divertimento! Idea! Proviamo ad aprire anche il mio gadget! È difficile! Ah! Oh no! C'era la farina dentro! Oh oh! Chloe, hai sporcato il poliziotto di farina! Voi, verrete entrambe in prigione! Le ragazze riusciranno a gestire questa situazione? Accetto la sfida, vediamo quanti lecca-lecca riesco a mettermi dentro la bocca! Davvero interessante! Oh no, i lecca-lecca sono tutti caduti a terra e adesso sono tutti sporchi! Oh no, cosa faccio ora? Non si preoccupi, questo piccolino proteggerà il suo lecca-lecca! Ecco, questi sono suoi! Oh, wow! Grazie mille! Giochiamo un pochino, ragazzini! Che buoni! Anche il mio lecca-lecca è sporco! Aspetta! È una sorpresa dell'uovo Kinder! Devo solo fare un buco sul fondo! Così! Poi aprirlo e metterlo dentro! Perfetto! Adesso non si sporcherà più! Wow! Spaghetti arcobaleno! Non vedo l'ora di mangiare! Come si usano queste stupide bacchette? Oh no! Oh no! Attento! Oh, che cosa hai fatto? Non è colpa mia! Ho solo bisogno di altre bacchette! Oh, che bello! Un regalo! Ecco le mie nuove bacchette! Devo solo mettere le dita nei fori! E il gioco è fatto! Che buoni! Ora, vediamo Chloe! Anche lei ha qualche problemino! Idea! Cosa farà Chloe con quella Barbie? Posso usare le sue gambe come delle bacchette! Vedete? Non ha bisogno di avere bacchette quando ho lei con me! Che bella idea! Le tue bacchette mi fanno ridere! Aspetta! Ma quella è la mia Barbie! Fermati! Qualcuno non si pulisce il naso da anni! Che schifo! Lo appiccico qui! Aspetti! Ho qualcosa per lei! Sono sicuro che le piacerà! Ma ha il naso sporco però! Oh, posso pulirglielo io! È divertente! Oh, che schifo! Questa caccola è enorme! È appiccicosa! Vai via! Oh! Che cos'è? È morbido! Ho un'idea! Posso fare una pallina! Schiacciarla e metterci degli occhietti! Che carini! Un'ultima cosa! La bocca! Posso usare un cucchiaio? Un pelapatate! Oh, che carini! Mi piacciono un sacco! Oh, che stupida sveglia! Le monete d'oro fanno miracoli sulle borse sotto gli occhi! Grazie! Oh, che bel peluche! Ma quello che mi interessa è questa! La mini testa! Posso usarlo come tappo del dentifricio! Guardate! Il mio dentifricio ora è dorato! È così che noi ricchi ci laviamo i denti! Va bene, sono pronta! Ecco, ho i denti dorati! Bello, vero? Ed ecco Chloe! Ops! Un altro giorno, un altro incidente! Cos'è? Melma? Mi è venuta un'idea! Vediamo la mia creatività! Ta-da! È un tappo per il dentifricio a forma di Shrek! Basta metterlo sul tubetto del dentifricio e voilà! Ops, Shrek non sta molto bene! Ora spazzolare è più divertente! È disgustoso! Speriamo che sia aromatizzato al carbone! Che giochini carini! Chi è pronto a far scoppiare qualche brufola? È rilassante, vero? È fantastico! Posso provare? Va bene così?
cella! Ma io mi annoio! Cosa posso fare? Oh! Questo è Floriball? Clay ha in mente qualcosa! Sta riempiendo il Floriball con del liquido! E poi li sta colorando! Guardate, è divertente! E i brufoli sono pronti! Guarda! Cosa sono? Dei brufoli! Ah! Ups! Avevo appena finito di pulirmi! Sembra che Madison per pranzo abbia un hot dog! O forse solo del pane! Oh no! Ne voglio un altro! Un altro! Oh, uffa! Ehi, tu! Voglio un altro dog! E che questa volta non cadi per terra! Quanti soldi! Farò del mio meglio! Vi mostro come funziona questo gadget! Basta mettere la salsiccia sulla lama! Premere ed ecco che affetta! Vediamo se ha funzionato! Yeah! È perfetto! Le salsicce che sono cadute alla ragazza ricca sono perfette per Chloe! Sono mie! Oh no, non ci riesco! Meno male che ho dei cerotti per tenere fermi le salsicce! Ce la posso fare! Questa salsiccia ha paura dei coltelli! Ah sì! Ha lo strumento giusto nei miei capelli! Una forchetta! Devo solo regolare i denti! Ed è fatta! Guardate con quanta facilità affetta la salsiccia! È perfetta! Che buona! Adoro mangiare i vermi! Oh, sono solo caramelle! Aspetta, questa non è una caramella! Ah! Ma questi sono dei vermi ballerini! Sono divertenti! Eh? Un amo? Chloe sta cercando di rubare il verme di Madison! Ah! Ai! Le canne da pesca non sono ammesse in galera! Che schifo! Ma adesso respiro meglio! Tieni! Non sono un bidone della spazzatura! Aspetta, so cosa fare! Cosa farai con un fazzoletto e un pennello? Per prima cosa, arrotola della carta attorno al pennello! Poi, dagli la forma di un verme! Il mio verme ha bisogno di personalità! Quindi ci faccio dei puntini colorati e dei motivi su tutto il corpo! Ora gli do un po' di giallo e di verde! È perfetto! Ecco la tua nuova casa! O meglio, foglia! Guardate come si muove bene il mio verme! Wow! Come mai il mio verme non si muove così? Non è giusto! Uffa! Oh wow! Quanti Pokémon hai, Madison? Ma... no! Non fare così! Che disordine! Amica, non guardarla! Che cattive! Oh oh! Queste due stanno tramando qualcosa! Pikachu! Questa è una stretta di mano bella forte! Ops! Non mi sento molto bene! Sei stata brava, Pikachu! Pikachu! Oh! Cos'è successo? Un cartoncino giallo! Idea! Cosa farà Chloe con quel cartoncino? Ehi, che brava! Disegna faccia e orecchie! Ed è un origami a forma di Pikachu! Pika, Pika! Sono Pikachu! Vediamo che cosa ha Madison! Bello! È un giocattolo ballerino! Maggiordomo, ne voglio ancora! Sì, eccoli! Benvenuti a questa festa! Oscillate, oscillate! È molto divertente! Cosa posso fare io con questo? Vediamo! Biglie nell'acquario e anche in bagno! Chloe ha in mente qualcosa! Nemmeno l'acqua sporca del gabinetto può impedirle di prendere quelle biglie! Prese!
Devo solo mettere una biglia all'interno del palloncino e poi gonfiarlo. Wow, sembra divertente! Non dimenticare di fare un bel nodo ora. Poi diamogli degli occhi e una bocca. Che bella faccia carina! Mi piacciono! Ehi ragazzi, balliamo un po'! Sì! Woo! Ottima idea! Adoro i miei giocattoli! Guardate come sono divertenti! Mi fanno venire molta fame! Hamburger, patatine e... popcorn! Oh, che belli! Ne voglio uno anch'io! Oh! Perché si scivola qui? Ops! Mi scusi! Pulisci tutto! Ora! Va bene! Aspetta! La spugna! Cosa vorrà fare, Chloe? Taglierò i bordi della spugna! Devo fare un cerchio! Ora, coloriamolo un po'! Un po' di rosso e un po' di verde! E voilà! Ecco il mio hamburger! Yeah! Una di queste Barbie riceverà un restyling oggi! Ho scelto te! Ti trasformerò in un emo! Per prima cosa devo raderti i capelli! Farai benissimo! Perfetto! Ora ti colorerò i capelli con un pennarello! Lo stile è molto simile a quello di Mercoledì Addams! E ora un bel tatuaggio! E sei pronta, Rockstar! Ecco la tua chitarra! Oh, sì! Rock and roll, baby! Che cosa stupida! Aspetta, dov'è la mia bambola? Dove è andata? Oh no! La tua Barbie è caduta nel water! Oh, che schifo! Oh, è tutta sporca! Oh no! Si è rotta! Devo fare qualcosa! Iniziamo con i capelli! Poi nascondiamo la testa all'interno del pongo! Così! Poi attacchiamo gli arti della Barbie alla palla! E ora coloriamo di rosa! Perfetto! Ora aggiungiamo delle corna, una ciglia e un occhio! Che forte! Mi piace un sacco! Ah! È abbastanza spaventoso, eh? Ah! Sembra che Madison stia giocando! Oh no! Batteria scarica! A cosa serve? Lo apro! Va bene! Un martellino! Forse dovrei rompere la scatola! Wow! C'è un tesoro qui dentro! Ah, quanti pezzi! Devo assemblare tutti i pezzi! Che simpatico cavallino! Adoro il mio animaletto! È bellissimo! Guarda! Huh? Chloe, sei uscita da Minecraft? È tempo di costruire! Devo distruggere questo blocco! Ah! Ops! Oh, che male! Sei troppo goffa! Wow, quante gomme da masticare! La guardia non sa da dove iniziare! Oh, ne voglio anche io! Assolutamente no! Non siamo autorizzati a darti da mangiare, capito? Non è giusto! Poverina, anche lei merita una gomma da masticare! Idea! La mamma ingannerà la guardia! Mamma, i tuoi denti sono molto sporchi! Devi lavarteli! Oh? Posso avere un po' di dentifricio, per favore? Ecco, tieni! Sì, missione compiuta! Facciamo la nostra gomma da masticare! In che modo della carta igienica ti aiuterà? Prendi un pezzo di carta igienica e cartoccialo! Poi applica un po' di dentifricio! Ta-da! Gomma da masticare improvvisata! Tieni, tesoro! Dai, prova! Ok! Wow! È buonissima! Brava mamma! Ottima idea! Guarda! Cosa vuoi fare? Cosa hai in bocca? Sta facendo una bolla! Oh oh! Sta diventando enorme! Oh wow! Che esplosione!
Che bellissima giornata! Eh? Cos'è successo? Oh no, perché piange? Cosa c'è che non va? Oh, ha finito le caramelle! Cosa potrebbe fare la mamma adesso? So cosa fare! È ora di chiamare il maggiordomo! Ed eccolo qui! Risolverà lui il problema! Wow! È pieno di M&M's e di giocattoli! È il giorno più bello di sempre! La mamma è felice di vedere la sua bambina felice! È molto divertente! Sì! Ah? Cos'è? Ci sono caramelle anche sulle sbarre della cella! Wow! Che bambina fortunata! Deliziosa! L'adoro! Penso che anche la mamma e il maggiordomo vogliono mangiarne una! Wow! Che opera d'arte! A lei però non piace! Ok, so cosa fare! Il maggiordomo è qui! Devi portarci del cibo vero! Ti sto pagando tantissimo per questo! Wow! Nessun problema, signora! Yum! Guardate che belle ciambelle! Ma sono tantissime! Oh no! C'è un problema! Il vassoio non entra! Devi risolvere questo problema! Oh, sì, certo! Oh no! Hai appena rovesciato tutte le ciambelle! Che disastro! Cosa posso fare? La bambina ha fame e la mamma è molto arrabbiata! Maggiordomo, pensa a qualcosa! Fammi pensare! Abbiamo un bastoncino di frutta e delle ciambelle! Se li metto insieme... Sì! Ottimo lavoro! Sembra buonissimo! Non preoccupatevi, ragazze! Il vostro cibo è pronto! Wow! Guarda, mamma! Uno spuntino arcobaleno! È fantastico, sì! Maggiordomo, sei stato fantastico! Qualcuno è creativo oggi! La tua Barbie ti ha richiesto una nuova acconciatura? Vale un taglio elegante! Che noia! Voglio tagliare qualcos'altro! Wow! La guardia sta facendo le unghie alla mamma! Cosa vorrà fare, Clary? No! Fermati! Voglio tagliare dei capelli veri! Guarda! Cos'è successo? Che cosa hai fatto? I miei preziosi capelli! Sono rovinati! Volevo solo che assomigliasse alla mia Barbie! Oh, devo nascondere subito i miei capelli! Lascia che mia figlia ti tagli i capelli! No, assolutamente no! Oh, voglio dire, certo! In cambio di tutti quei soldi! Sì! Oh, wow! Questa parrucchiera ha un sacco di clienti! Che bei capelli! Oh, mi annoio qui dentro! Oh, cos'è? Ok, mi taglierò i capelli! Aspetta, ho cambiato idea! Oh! Penso che abbia trovato un nuovo obiettivo! E la mamma è troppo occupata per accorgersene! Oh, mamma, sono un sacco di capelli quelli! Eh? Da dove vengono? Mi hai tagliato i capelli? No! Ma come hai potuto? Che disastro! Aspetta, scatola, pennarelli, lana e ferri da maglia! So cosa fare! Che bella bambola! Disegna un volto come questo! Poi usa un foratore per carta per fare i buchi nella sua testa! Fai i buchi su tutta la testa! Poi infilaci dentro della lana e fai un bel nodo! Voilà! La bambola ha i capelli ora! Che bella! Un trucco molto creativo! Brava mamma! Charlotte, guarda! Eh? Wow! La mia bambola per l'acconciatura! Guarda quante ne ha fatte la mamma! Ora, Charlotte, ti puoi esercitare a fare la treccia! La mamma è molto felice! Oh, quelli prima erano i tuoi capelli! Forse puoi usarli come extension! Tesoro, è ora di fare il bagno! Wow, guardate quanta schiuma! Eh? Non voglio! Non mi piace la schiuma! Cosa? Ma l'avevo preparata per te! Cosa farà ora la mamma? Oh, soldi e schiuma! Wow! È una vasca piena di soldi! Tesoro, vieni qui! Piacerà alla bambina? Vediamo... No, è noioso! Cosa? Voglio giocare con il mio Pop-It! Un Pop-It? Oh, so cosa fare! Cosa sta aspettando la mamma?
Wow, la mamma ha comprato l'intero negozio di Pop-It! Incredibile! Riempirà la vasca di Pop-It! È perfetta! Mi chiedo se ci starà anche l'acqua, però! Mi piace! Sì! Un bagno di Pop-It! Mamma, sei la migliore! Questa bambina, anche se in prigione, è molto fortunata! Ops! Ma cosa succede? Volano Pop-It! La mamma è una grande artista! Guardate che bei fiori! Oh no! Charlotte di sicuro non ha preso i geni artistici della mamma! Guarda le tue mani! Che disastro! Lavale subito! Charlotte non arriva al rubinetto! È troppo in alto! Mamma, su! Aiuta tua figlia! Wow, guarda! Come ti muovi bene! Festeggiamo! Bottiglie di detersivo! Oh, sì! È troppo occupato a ballare! Mamma, puoi tranquillamente prendere i detersivi! Ta-da! Perché l'ha tagliato? Ah, ho capito! Sta allungando il rubinetto in modo che sua figlia riesca a lavarsi le mani! Charlotte, su, prova! Tesoro, lavati le mani! Che bello! Bel trucco! Addio, vernice! Hai fatto un ottimo lavoro, mamma! Sono pulite ora! Brava! La la! Mamma, devo andare in bagno! È rimasta solo un po' di carta igienica! Usane solo un pochino, ok? Sì! Ricorda, solo un po'! Ah, penso che la carta igienica sia finita! Che cosa hai fatto? Da dove viene tutta questa carta? Devo controllare! Oh oh, che disastro! Oh no, com'è potuto succedere? Quanta carta igienica usi? Ok, ti faccio vedere! Non va bene! Sto usando tutto il rotolo! Oh, mamma! È finito! La mamma non si sente molto bene! Oh, no! Cosa faccio ora? Dobbiamo risolvere questo problema! Adesso! Cosa sta combinando? Ecco, ti faccio vedere quanta ne dovresti usare! Ah, la mamma usa del nastro rosso per segnare la carta! Questo dovrebbe aiutare Charlotte a capire quanta carta deve strappare! Ce l'hai fatta! Brava, mamma! Oh no! La torre di rotoli è crollata! Sembra che la bambina voglia qualcos'altro, però! Non preoccupatevi! La mamma sa come risolvere questo problema! Cos'è successo? Devi comprare della carta igienica speciale! Ok, ci penso io! Wow! Carta igienica rosa! Non la voglio! Ops! Idea? Che ne dici di un lingotto d'oro? Cosa farà? Niente panico, il maggiordomo ha tutto sotto controllo! Vediamo qual è il suo piano! Wow, è per me? Sulle mani! Ho bisogno di quella grattugia! Grattugia e lingotto d'oro? Sembra un compito difficile! Aspettate! Non posso credere che funzioni! Guardate quanti pezzetti d'oro! Cosa sta succedendo qui? Wow, quanto oro! Che cosa farà dopo? Penso che stia mettendo del nastro biadesivo sulla carta igienica! Forte! Prendi una manciata di pezzetti d'oro e versali sulla carta igienica! E ora vediamo che succede! Voilà! Carta igienica dorata! Vediamo se alla bambina piacerà! Oh, sono rimasti questi pezzetti d'oro! Che disordine! Ecco qui! Carta igienica speciale in arrivo! Wow, come luccica! La bambina è pronta ad usare il bagno ora! Hai fatto un ottimo lavoro, maggiordomo! Sei il migliore! Oh, non posso credere che siamo rinchiuse qui! Oh, come la fate lunga! Attenta! Oh no! Sei matto? Hai quasi rotto la mano di mia figlia! Vieni qui! Stai bene, tesoro? Oh, guardate! C'è un nuovo prigioniero! Mi chiedo cosa abbia fatto! Non guardare quell'uomo, tesoro! Oh, povero pagliaccio! Aspetta un attimo! Cos'è? È un tubo galleggiante! Ho un'idea! Mi scusi, me lo può dare? Per favore, mi servirebbe per mia figlia! Va bene, prendo! Questo pagliaccio è molto generoso! Non è un uomo spaventoso, dopo tutto! Ok, può bastare! Oh, mamma, ma quanti sono? Quanto è profonda quella tasca? Forte! È uno spettacolo di magia!
Ok, questo è l'ultimo. Sì, creiamo qualcosa. La mamma sta usando le forbici per tagliare a metà il tubo. Fatto. Ora la mette sopra le sbarre della prigione. Forte! Che trucco geniale! Oh, la guardia si è dimenticato di chiudere la cella. Oh, wow, la protezione ha funzionato. Ciao, signor clown. Non ti sei fatta male alle dita? Sì, grazie mamma, sei stata molto intelligente. Attenta! Ah! Oh mamma, cos'è successo? Oh tesoro, mi fa male il ginocchio. Ci sono molte cose pericolose qui. Avrebbe potuto sbattere la testa. Devo risolvere questo problema. Chi sta chiamando la mamma? Wow, sembra un agente segreto. Mi fa un po' paura però. Non si preoccupi, so che può aiutarla. Chi sarà? Pronto? Sì, ho capito. Non capisco, come potrebbe aiutare la mamma? A un pacco! Wow, che velocità! È già qui! Cosa? Ma quello è il ragazzo con i baffi! Che ci fa qui? Sei tu il costruttore? Wow! Interessante! Protezioni angolari in schiuma! Mettiamoli sugli spigoli! Che bel gadget! Non preoccuparti, mamma! Rilassati e lascia che questo strano uomo faccia il suo lavoro! Wow! Ma è velocissimo! Oh, che carine quelle! Le voglio anch'io! E come tocco finale! Wow! Anche un caschetto per la testa! Eh? A cosa serviranno i braccioli? Grazie, strano signore! Mia figlia ora è al sicuro! Ciao! La mamma è molto più tranquilla ora! Niente più ferite! La prigione fa schifo e anche il cibo è disgustoso! Guardate! Sono appena arrivate la mamma Rika e Clary! Poverine! Non sono abituate a questo standard! Neanche noi vogliamo stare qui! Non posso credere che staremo con questa gente povera! Facci uscire! Oh, idea! Wow, quanti soldi! È così facile corrompere questo poliziotto! Li lascerà davvero andare? Aspettate, sono stati trasferiti in un'altra cella! Wow, quanto lusso e quanta fortuna! Sembra un hotel! Genitori ricchi contro genitori poveri! E chi si missi? Mi fa paura! Stavo scherzando. Vedi, puoi metterlo così. Non fa paura, vedi? È molto carino. Ora è il momento di mangiare. Cosa si mangerà? Che puzza! Davvero? Oh, idea! Posso imboccarti? Oh mamma, cos'è quella roba? Charlotte non vuole mangiarlo. Cos'altro si potrebbe mangiare? Oh! Wow, panna montata! Anzi, direi un sacco di panna! Oh, è appena caduta! Questa è una buona opportunità per la mamma povera! Shh, fai piano o ti scoprirà! La prendo io! Grazie! Ta-da! Eh? Sì! L'assaggerò prima io! Eh? Oh, oh! È finita! Il poliziotto l'ha mangiata tutta! Cosa farai ora, mamma? Aspetta, so cosa fare! Una benda! Non capisco! Sembra che Charlotte mangerà quel cibo schifoso! Oh wow! Così non saprà che in realtà non sta mangiando della panna montata! Brava mamma! Porridge e scarafaggi per pranzo! Mangia tesoro! No, non lo voglio! Ma c'è solo quello! Guardia, mi dia la sua mela, per favore! Ah, va bene, tieni! Aspetta, ma c'è un verme qui! Vabbè, guarda cos'ho! Non voglio mangiare un verme! Contenitore delle patatine! Sembra che la mamma abbia avuto un'idea! È mio! Ti ho preso! Scatola e mela! So cosa fare! Prendi una mela e taglia entrambe le estremità! Così! Poi, togli la polpa all'interno. Devono rimanere solo i lati della mela. Ora prendi le scatole delle patatine fritte e ritaglia il logo. Posizionalo sulla mela e usalo per farne una M. Forte! Ora usa la polpa della mela per fare dei bastoncini simili alle patatine fritte. Tesoro, guarda! Ti ho preso delle patatine fritte! Sì, ho avuto un'ottima idea! No! Non voglio niente!
faccia i capricci. Di sicuro il maggiordomo ci aiuterà. Vai al McDonald's e prendi qualcosa, capito? Sì, signora. Che velocità! Meno male, ora è felice. Cosa? Wow, aveva fame! Anzi, ha ancora molta fame! Come hai fatto? Hai mangiato anche il giocattolo? Incredibile! Quello è Ronald McDonald! Idea! Cosa sta facendo il maggiordomo? Guardi! Wow! Il vero Ronald McDonald! Quelle patatine sono enormi! Ottima idea, maggiordomo! Charlotte non si sente bene! Oh no! La mamma le sta togliendo una caccola con la sua uniforme! Che schifo! Ma la mamma povera non ha altra scelta! Oh, quasi dimenticavo! Devi prendere lo sciroppo per la tosse! Starai subito meglio! Ok, arriva l'aeroplanino! Non la voglio! Uffa! La guardia sta bevendo qualcosa! È Coca-Cola! La mamma povera ha subito un'idea! È mia! Lattina di Coca-Cola e sciroppo per la tosse! Strana accoppiata, ma può funzionare! Ta-da! Tesoro, bevi! Sì! Charlotte non sa che in realtà sta bevendo lo sciroppo! Non preoccuparti, mamma! È il nostro piccolo segreto! Vado! Sì! Una scheggia gigante! Mamma, guarda! Cos'è successo? Oh no! Signora, non faccia così! Cerca un dottore, subito! Oh mamma, quella scheggia è enorme! Non preoccuparti, andrà tutto bene, tesoro! Il dottore è qui! Aspettate, mi sembra familiare! Qual è il problema? Che scheggia cattiva! La vedo, ma so cosa fare! Una tenaglia! Vieni qui! Ho paura! Ecco, prendi! Sono tuoi, ma trova qualcosa di meno doloroso! Questo gadget è perfetto! Succhierà la scheggia! Sì! Ottimo lavoro! Bel gadget! Gomma da masticare! Non sono sicura che quelle siano ancora buone! Ma è sempre divertente fare una bolla enorme! Tranne quando scoppia e la gomma si attacca sui capelli! Ops! Oh no, i miei capelli! Sento piangere! Mio figlio ha bisogno di me! Fammi vedere! Oh no! Che disastro! Non rimane altro che rasarti la testa, tesoro! No! Non voglio! Assolutamente no! No! Farò presto, tesoro! Povera Charlotte! Ma è davvero l'unica soluzione? Sono calva! Che brutta! Non essere arrabbiata! Oh, idea! Cosa sta facendo la mamma? Anche la mamma è calva ora! Tale madre, tale figlia! Clary, quello è un fiammifero! Io adoro il fuoco! Oh oh! Questo non è il modo giusto per tagliarsi i capelli! Mamma! Mi sono bruciata i capelli! Cosa hai fatto? Maggiordomo, aiutaci! Siete fortunate! Il maggiordomo è anche un ottimo parrucchiere! Vediamo! Ah, temo che dobbiamo tagliare i capelli! Fatto! Cosa hai fatto? Aspetti, signora! Le metterò delle extension! Tutto quello che devo fare è intrecciare i capelli finti con quelli veri! Fatto! Questo parrucchiere è molto bravo! E ora la parte migliore! Vernice spray! Colora i capelli con della vernice lavabile colorata! In questo modo sembrerà la coda di una sirena! Wow, guardate! Ariel ora ha i suoi capelli di Clary! Mi piace questa treccia, la voglio anch'io! Mi piace! Grazie mille! La la la! Svegliatevi! Ah! Sono sveglia! Charlotte, alzati! Svegliati! Sembra che Charlotte non riesca a sentire nulla! Ecco perché! Le sue orecchie sono piene di cerume e di ragni!
Cosa posso fare? Posso berlo con il naso? Oh! Mai più! Che mamma fortunata! Grazie! Cosa vorrà fare la mamma con quella? Anche un piatto di carta! Strana combinazione, ma lei sa quello che fa! Fai un buco nel piatto e inserisci la cannuccia vicino al suo orecchio. Ora riscaldala! Attenti ragazzi, non fatelo da soli! Ora aspettiamo che la cannuccia si bruci e poi vediamo il risultato! Fammi vedere! Oh mamma, ha riempito tutta la cannuccia di cerume! Disgustoso! Charlotte ora si sveglierà! Svegliati! Le orecchie pulite ti rendono sensibile a qualsiasi rumore! Smettila di scaccolarti, non va bene! Ah, allora mi pulirò le orecchie! Ah, che schifo! Qualcuno non si pulisce le orecchie da molti anni! Fammi controllare! Sembra una grotta di parassiti! Guarda! Hai problemi di udito? Tranquilla, ho il gadget giusto per te! Guardate! Si illumina! Ne abbiamo bisogno! Ma come lo compriamo? Ah sì, guarda, mi scusi! Non disturbarmi! Ti darò questi! Oh sì! Di cosa hai bisogno? Ci penso io! Vogliamo quel gadget! Per favore! Va bene! Vado! Oh! Sono nei guai! Voglio quel gadget, per favore! Oh! Ecco, signore! Clary ora si può pulire le orecchie! Oh! Qualcuno lo sta già usando! Ehi, quello è nostro! Ops! Scusa! Non c'è tempo per lavarlo! Su, forza! Provatelo! Oh, wow! Quanto cerume c'è lì dentro! Mi chiedo come abbia fatto a sentirci! Ci siamo quasi! Oh mamma, che schifo! Sento meglio ora! Adoro la mia Barbie! Oh wow, il cibo è qui! I love rock and roll! Sì, cibo! Oh no, la Barbie! Cos'era? Ops! La mia Barbie! Gli hai rotto una gamba! Va bene, tesoro! Guarda cosa hai fatto! Ops! Non è un mio problema! Forse potete ancora risolvere questo problema! Fammi pensare! Oh, una penna 3D! Ehi, me la dai per favore? Devi pagare! Non ho soldi! Aspetta! La mamma sta cercando di tirare via un dente! Che ne dici di un dente d'oro? Oro? Oh, va bene! Ecco, prendi! È tempo di un restyling! Avvolgi la gamba della Barbie in un foglio di alluminio! No, non la arrostiremo! La trasformeremo in una sirena! Ah! La mamma creerà una bellissima coda usando la penna 3D! Perfetto! Come ultima cosa, fai le pinne! Poi ritaglia un pezzo di stoffa per fare un top. E voilà! Una sirena arcobaleno! Nuota, nuota! Guarda chi c'è! Wow! L'hai trasformata in una sirena! Mi piace un sacco! Mi annoio! Ti sei già annoiata, tesoro? Cosa vuoi? Certo! Chiama il maggiordomo! Prendi! Sono tuoi! Ma comprale qualcosa di carino! Il maggiordomo deve comprare qualcosa di unico! Unico, eh? Aquaman e il poliziotto! Aha! So cosa fare! Oh! Cos'è? No! È oro! Dammelo! Non così in fretta! Vieni con me! Che cos'è? La guardia si è trasformata in Aquaman! Quanto pesa! Wow! Aquaman è qui! Il maggiordomo ha fatto un po' di esercizio fisico oggi! Sembra che Clary sia soddisfatta del suo nuovo giocattolo! Non ti preoccupare, guardia! Sei molto carino! Oh, che bella questa coppietta! Charlotte non si sta divertendo, però! Che no! La mamma povera sta cercando di far divertire Charlotte, ma sembra non funzionare! Pluriball!
Assomiglia ad un po' Pete, guarda! No! Cos'altro posso fare? Oh, idea! Una sorpresa per te! Ta-dan! È un cane! Puoi dargli da mangiare qualsiasi cosa e puoi guardare come scende verso lo stomaco! Che noia! Cosa vuoi, tesoro, allora? Quel portatile! Cosa? Sì, dai, vai! Oh, wow! Andiamo a vedere! Mamma e Charlotte si stanno divertendo! Cosa state guardando? Niente! Vi vedo! Sì, dai! Ho un'idea! È tempo di un trucco! La mamma ha bisogno di cartone e di alluminio! Avvolgi il cartone con l'alluminio! Così, in questo modo! Sono sicura che ormai hai indovinato! Il prossimo passo è piegarlo a metà! Ora incolla una stampa di uno schermo sulla metà superiore e sotto una stampa di una tastiera. Se vuoi che sia più divertente, posiziona un po' di pluriball sulla stampa della tastiera. Ecco il tuo computer. Wow, grazie mamma! Sì, vai, vai! Devi vincere! La la la! Che buffa questa faccia! È divertente! No, io mi annoio! Questo non va bene! Fermati! Ehi! Qual è il problema? Abbiamo bisogno di una nuova idea! Oh! Idea! Cosa stanno pianificando? Va bene, fallo subito! Venite qui, ragazze! Seguitemi! Sedetevi, rilassatevi e godetevi lo spettacolo! Che bello! Siete pronti a guardare il film più divertente di sempre? Wow! La cella si è appena trasformata in un cinema! Che bello, mamma! Non dimenticate i popcorn! È ancora meglio adesso! Entra nella tua cella, detenuta! Sei pazzo? Non vedi che sono incinta? Non mi interessa, ok? Oh, cafone! Wow! Questa è la mia cella? Non ci posso credere! È bellissima! Certo che no! Oh, ok! Beh, anche questo letto è molto carino! Posso stare qui? Assolutamente no! Vai sul tuo letto! Sembra che ad Avi spetti il letto più brutto! Oh, sì! Lei è povera! Poverina! Che tristezza! Guardate che materasso! Anche la coperta tutta strappata! Oh, chi arriva? La ragazza ricca! Anche lei vuole un bel letto! Ma non sa che questo piccolo angolo reale non è suo! Ecco! Quello è il tuo letto! Anche Grace deve affrontare la dura realtà! Vabbè, non è il letto migliore, ma non è male dopo tutto. Oh wow! Cosa succede? Perché un tappeto rosso? Non capisco. Chi è? Mettiamo un po' di glitter e cose scintillanti sul tappeto rosso. Diamanti e tappeto rosso? Chi sta arrivando? Cosa sta succedendo qui? Chi sei? Oh, è la ragazza super ricca! L'angolo più bello della cella è il suo! Bene, la stanza non è perfetta, ma... Ok, ora devo riposare. Wow, vorrei essere come lei. Pazzesco. Oh, ecco che arriva il dottore per controllare i bambini. Puoi controllare il mio bambino per primo? Ti darò una moneta. Sembra che tutte le ragazze vogliono dare dei soldi al dottore per farsi visitare per prime. Ho un suggerimento per te! Vieni qui! Guardate! Una valigia piena d'oro! Beh, è chiaro dove andrà prima il dottore! Controlliamo la bambina! Oh, è bellissima e sana! Molto bene! La bambina nuota felicemente nell'oro! Sì, che bella bambina! Vediamo come sta la bambina di Grace! Controlliamo! Guardate! La bambina sta facendo un bagno tra i soldi! Non vedo l'ora di avere tra le braccia la mia bambina! Grazie, dottore! Prego! Ciao, ciao! Per favore, dottore! Ho bisogno di sapere se la mia bambina sta bene! Questo è tutto quello che ho! La prego! Non è abbastanza! È troppo povera, signorina! Assolutamente no! Ma, oh, per favore! È tutto quello che ho! Oh, ok! Ma per quella somma controllerò la sua bambina alla vecchia maniera! Dai, su, dottore, facci vedere! La mia bambina è bellissima! Poverina, è in mezzo alla spazzatura! Tutte le bambine stanno bene! Ottimo!
giornata di compere. Wow, che bel passeggino! Scommetto che è molto costoso. È ricoperto di oro e di diamanti. Wow, voglio comprarlo. Ecco. Oh, no, no, signorina, mi dispiace tanto, ma è già stato venduto. Che bel passeggino! Questo passeggino è già stato venduto. Mi dispiace, ragazze, ma quel passeggino non lo potete comprare. Non capisco come spiegare il fatto che non possono comprare il passeggino. Mi scusi, voglio comprare qualcosa per il mio bambino, ma ho solo questa moneta. Ecco qui. Oh, wow! È mio! L'ho visto per prima! Oh, mamma! Adesso basta! Guarda! Portatela via! Sta cercando di prendere il mio passeggino! Vai via! Ora! Avrà il potere di ottenere sempre quello che vuole, grazie a tutti i suoi soldi! Tieni questo! Non ne ho bisogno! Il passeggino è mio! Hai capito? Cos'hanno i clienti in questi giorni? Wow, quanto è carino! Un passeggino di contanti! Lo adoro! Lo voglio! Ecco qui! Ok, prendilo e vai via, per favore! Beh, che dire, sono ricca! Oh, è ora di cena! Vediamo cosa avranno per cena! Ecco, signorina! Pasta con diamanti! Wow! Gracie invece ha un'insalata con delle banconote! Oh, e cosa mangerà la povera Ivy? Oh, sì! Ivy avrà solo dei fagioli in scatola, ma lei è contenta lo stesso. Grazie mille. Delizioso. Dopo aver mangiato, facciamo ascoltare al bambino un po' di musica. Vediamo se questa canzone le piace. Oh no, al bambino non piace affatto questa musica. Oh mamma, quanti calci. Ai. Oh no, devo pensare a qualcos'altro. Non voglio che la mia bambina mi prenda calci in quel modo. Guardia, vieni qui. Ho bisogno di una vera musica. La guardia farà di tutto per compiacere Avery. Oh oh, alla bambina non piace questa musica. Wow, un'intera band. Suonate della buona musica. Wow, tutto buonissimo. Sono piena. Oh, cosa succede? Cos'è tutto questo rumore? Le mamme ricca e super ricca stanno facendo di tutto per le loro bambine, ma non sta funzionando. Vediamo cosa ha in mente Ivy. Sono sicura che posso fare qualcosa con queste lattine. Le userò entrambe. Infilerò dello sfago nei buchi sul fondo delle lattine. Il nodo deve essere molto stretto. Ora una la metto sulla mia pancia in modo che la mia piccolina possa sentire la musica, e un'altra la tengo io. Dolce notte, dormi bene piccolina. Ah, che male! Ah, non capisco, basta! Oh, aspetta, la senti anche tu? Il suo canto e il suo gadget funzionano! Per favore, aiutaci! Wow, le ragazze sono disposte a dare qualsiasi cosa per quel gadget! Ivy canta molto bene! La sua voce è fantastica! E le bambine l'adorano! Guardate! Tutte sono felici e contente! Oh, ecco l'addetta alle pulizie! Ho sentito dire che questa donna adora i pancioni delle donne incinte! Amo toccarli! Oh wow! Questa è la cosa più bella nella vita di una donna! Ehi, piccolina! Cosa sta succedendo lì? Cosa sta facendo quella donna? Questa pancia è molto carina! Mi scusi, signora, adesso basta! Non si preoccupi, signorina, devo pulire la sua pancia, è sporca! Vai via, pazza! Ecco, prendi questi e vai via! Oh, soldi, che bello! Me l'avrei fatto gratis! Vai, per favore, vai via! Wow, sono ricca! Ehi, mi sa che ora toccherà anche a te! Ma non so se hai abbastanza soldi da darle! Oh, mi è rimasta solo una moneta! Che cosa posso fare? Oh sì, un cactus! Penso di avere un'idea! Oh oh! Avery non sa con chi avrà presto a che fare! Un altro pancione! Cosa sta succedendo qui? La sua pancia è davvero molto carina, signora! Guardia! La guardia salverà la situazione! Vi ordino di lasciare in pace questa detenuta incinta! Ha capito? Oh!
Lasciami andare, devo lavorare! Ma qual è il suo problema? Chi le capisce le donne? Sembra che la nostra donna delle pulizie si sia calmata ora. Ma chissà per quanto tempo. C'è ancora una pancia che non ha toccato. Oh, devo pulire qui! Mi scusi? Sì, ci sono quasi! Ah! Ah! Il piano di Ivy ha funzionato! Ottima idea, davvero! Guardia! Sbrigati, non ce la faccio! Cos'è successo? Stai bene? Devo andare in bagno! Devo fare la pipì! Oh, certo, certo! Aspetta un attimo! Eh? Devo andare anch'io in bagno! Dove stanno andando? Anche io voglio andarci! Sembra che tutte e tre le detenute vogliano usare il bagno nello stesso momento! Uno alla volta, capito? Prendi i miei soldi! Oh, sì, sono ricco! Sì! Ok, ho cambiato idea! Puoi andare tu per prima! Sembra che Harry dovrà aspettare il suo turno! Grazie! Come ti permetti? Guardia! Questo è tuo! Devo andare in bagno, ora! O la faccio qui! Stanno cercando di corrompere la guardia! Ecco qui! Forza! Oh mamma! Questo bagno è orribile! È un topo quello? Ah, mi prende in giro! Questo è il bagno dei poveri! Io sono super ricca! Prendi! Ma per favore, portami in un altro bagno! Sembra che non fosse l'unico bagno! Vediamo se il prossimo soddisferà gli standard di Harry! Oh, wow! Un bagno d'oro! Su, veloce! Mi piace un sacco! Wow! Grazie mille! Vediamo in che bagno andrà Grace! Oh, che schifo! Ah, che puzza! Beh, se vuoi andare in un altro bagno, fammi vedere i soldi! Di certo non è l'oro della ragazza super ricca, ma potrebbe essere sufficiente per avere un bagno più carino! Ah! Guardia! Chiudi la porta! Oh mamma, che imbarazzo! La guardia ha dimenticato che c'era Avery in bagno! Ecco un altro bagno per te! Beh, questo non è male! Ha un buon profumo! Ok, mi piace! Oh! Che giornata stressante, eh? È l'ultima! Purtroppo lei è povera e non sarà in grado di permettersi di pagare un bagno di lusso! Ecco, prendi! Sono tutti i miei risparmi! Cosa? Un centesimo! Oh, vabbè! Vieni! Sì! Oh oh! Sembra che Ivy dovrà usare il bagno puzzolente! Beh, dai! Almeno funziona! Grazie lo stesso! Sono contenta che tutte le ragazze siano riuscite ad andare in bagno! È ora di mangiare! Vediamo cosa offrirà la mensa del carcere alle ragazze! Wow! Harry ha un delizioso piatto di pasta con aragosta! Grace invece ha una fantastica bistecca! E Ivy? Noodles! Ma, oh no, sono crudi! Poverina! Ecco un po' di soldi per te! Vorrei avere qualcosa di dolce sulla mia bistecca! Sì, certo! Spargerò un po' di cioccolatini sulla sua bistecca, signora! Oh, wow! Ma davvero? Deliziosi! Oh, oh, le donne incinte hanno delle voglie strane! Oh, wow! Anche io voglio qualcosa di dolce! Guardia! Avrai tutti questi soldi se mi dai qualcosa di dolce! Voglio qualcosa di grande! Ok, ecco qui! Nutella e panna montata! Penso che funzionerà! Amo queste cose! Oh, chi non ama queste cose? E ora un po' di panna montata! È ora di mettere un po' di Nutella e panna montata sopra questa noiosa aragosta! Ok, tieni! Voglio provarla! Wow, non vedo l'ora di assaggiarla! Harry sembra godersi il suo pasto! Oh, povera Ivy! La guardia non potrebbe mettere almeno un po' di acqua calda dentro? Quei noodles crudi sono difficili da masticare! Oh, chef! Per favore, mi dia un po' di acqua! La supplico! Sembra che lo chef stessi bollendo le uova lì! Infatti l'acqua è ancora calda! Su, forza! Cosa aspetti? Mossa intelligente, Ivy! Mmm, delizioso! Che cosa? Dove ho preso quei noodles? Hanno un buonissimo profumo! Per favore, dammi i tuoi noodles, ti pagherò! Io ti darò più soldi! Beh, guardate come sono cambiate le cose! A volte sono meglio le cose semplici! Ah, non ce la faccio!
faccio più! È arrivato il momento! Le mamme sono pronte! Oh, mamma, non ce la faccio più! Qualcuno aiuti le ragazze! Cosa sta succedendo qui? Oh oh! Oh no! Questo non è il momento di farsi venire l'ansia, guardia! Dovresti chiamare un dottore piuttosto! Oh, meno male! La guardia ha trovato un dottore! Va bene, signorina! Inizia a spingere! Ehi, per favore, vieni qui! Oh wow, quanti soldi! Sembra che il dottore sia facile da corrompere. Cosa? Non è giusto! Oro! Oll'oro! Ovviamente la ragazza super ricca ha molto da offrire. Sì! Ti darò altri soldi! Wow, quanti soldi! Dammi! Oh oh, Harry sembra furiosa ora! Wow, una carriola piena di contanti, oro e diamanti! Il dottore non potrà dire di no! Ok, respiri con me! Inspiri ed espiri! Ora spinga! Può farcela! Ah, sì! Quel bambino è coperto d'oro! Su, dottore! Ancora due pazienti! Sono una mamma super ricca ora! Ah, aiutami! Fai in modo che questo dolore sparisca! Congratulazioni! Sì! Oh, wow! Quanti soldi! Non riesco nemmeno a vedere il bambino! Ottimo lavoro, dottore! Ma non è ancora finita! Manca ancora un altro bambino! Che cosa? Abbia riuscito a partorire da sola! Buon per te! Ora devo andare! E questa carriola verrà con me! Congratulazioni, mamme! Buongiorno! Chi vuole sapere il sesso del bambino? Finalmente! Lo voglio sapere io! Oh, un sacco di soldi! Devo prendere uno spillo! Eccolo! Oh, wow! Non vedo l'ora di sapere se Grace avrà un maschietto o una femminuccia! Ok, sono pronta! Fallo! Wow! È una bambina! Avrà una femminuccia! Congratulazioni, Grace! Sono felice per te! Basta urlare! Ora tocca a me! Vieni, dottore! Dammi quel palloncino! Muoio dalla voglia di scoprire se avrò un maschio o una femmina! Siete pronte, ragazze? Wow! Harry avrà un bambino! Un bambino super ricco in arrivo! Congratulazioni! Avrai un piccolo principe! Fantastico! Qual è il problema? Harry voleva una bambina! Ma tutto l'oro del mondo non può cambiare il sesso del bambino! Ma il dottore sì! Può cambiare il palloncino! Avrai una bambina! Sì! Posso riprovare! Vediamo! Almeno questo era rosa! Congratulazioni, Avery! Oh, sì! Sì! Una bambina! Una bambina! Sì! Sono felice per te! Ora tocca a me! Finalmente! Naturalmente! Il medico ha bisogno di qualcosa in cambio! Solo un centesimo! Oh? Un centesimo? Niente palloncino per te! Che tristezza! Volevo far scoppiare anch'io un palloncino! Ah, ciuccio blu e ciuccio rosa! Aspetta un attimo! Forse potrei usare questi ciucci! Idea! Cosa farai? Non ho capito! Oh, piccolo topino! Il tuo compito è quello di mostrarmi cosa c'è dentro la mia pancia! Scegli un formaggio e dammi la risposta! Hai capito le regole? Via! Sembra che il topo abbia scelto il pezzo di formaggio davanti al ciuccio blu! Ivy avrà un maschietto! Wow! Non potrei essere più felice! Dopo una lunga giornata, finalmente le mamme dormono un po'! I bambini li hanno stancate molto! Oh, lo vedete anche voi? È un ladro! Rubiamo qualche bambino! Oh no! Il riscatto per il bambino di Avery è di $1.000.000! Grace, la mamma ricca, dovrà pagare $10.000! E Ivy? $100! Oh, oh, oh. Il mio lavoro qui è finito! Ora devo solo aspettare i soldi! Oh no! Che ladro cattivo! Guardate! Ivy si sta svegliando! Oh no! Piccolo mio! Tutte le mamme si sono svegliate! I loro bambini sono stati rapiti! No! Piccola mia! Dov'è la mia principessa? Farete meglio a pagare il riscatto, signore! Prendi il mio oro! 100? Ma non ho $100! Come farò adesso?
Come potrò riavere il mio bambino? Aspetta, penso di sapere cosa fare. Sembra che abbia avuto un'idea. Oh, guardate! Ecco il rapitore! È tornato con i bambini! Piccola mia! Ridammela! Mostro! Prendi quel milione e tutto il mio oro! Ma ridammi la mia principessa! Prendi, forza! Oh, mamma, la mia bambina! Prendi i miei soldi e ridammi il mio bambino! Prima il bambino! No, no, il denaro prima! Scambiamoceli contemporaneamente, ok? Ho la sensazione che Abby abbia un piano! Oh, guardate! Sta cercando di catturare il ladro con delle manette di cartone! Guardia! Lasciami andare! Oh! I giorni di libertà di questo rapitore sono finiti! Cosa sta succedendo qui? Ha rubato i nostri bambini! Oh no! Vieni qui, mostro! Sei in arresto! Questo è ciò che ho